Buongiorno e benvenuti in questa terza e ultima lezione di diritto costituzionale. Oggi ci occupiamo di diritti e garanzie. Cominciamo con i principi fondamentali, quindi con alcuni, perché ho fatto una selezione tra i primi 12 articoli della Costituzione. Cominciamo con l'articolo 1. L'articolo 1 recita: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Allora, anzitutto, il primo articolo della Costituzione definisce la forma di Stato. L'Italia è una repubblica, quindi non una monarchia, così come è stato deciso nel referendum popolare del 46, come abbiamo detto nella prima video lezione. E siccome è una repubblica democratica, la sovranità, quindi il potere fondamentale dello Stato, da cui derivano tutti gli altri poteri, appartiene agli stessi italiani, appartiene al popolo. Per la modalità di esercizio di questo potere, l'articolo 1 rimanda ad altri articoli della Costituzione, nello specifico quelli relativi all'elezione del Parlamento, all'esercizio del diritto di voto, al referendum, eccetera. Altro aspetto da sottolineare, su cui torneremo anche più avanti, è che l'articolo 1 dice che l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. In questo modo l'articolo 1 esprime il principio del lavoro, che è un principio fondamentale della nostra Carta Costituzionale. Diciamo che nell'ottica dei costituenti il principio lavoristico avrebbe dovuto essere la base fondante della nuova Repubblica, in quanto mezzo per garantire l'eguaglianza dei cittadini e per permetterne lo sviluppo personale. L'articolo 2 tratta dei diritti inviolabili dell'uomo. L'articolo 2 appunto riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Secondo l'interpretazione più accreditata, questo articolo andrebbe interpretato nel senso che appunto, tramite questa norma si possono riconoscere come diritti inviolabili non solo i diritti che sono espressamente riconosciuti come tali nella Carta Costituzionale, ma anche dei nuovi diritti tratti dalle stesse norme costituzionali interpretate alla luce di questo articolo 2. Quindi l'articolo 2 darebbe ingresso appunto anche ad altri diritti che possono essere ricavati dalle norme costituzionali interpretate alla luce di questo stesso articolo 2. Importante sottolineare che l'articolo 2 tutela i diritti inviolabili dell'uomo non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali. Infatti, le formazioni sociali nella nostra Carta Costituzionale rivestono un'importanza fondamentale, in quanto in esse il cittadino svolge la sua personalità. Dopo vediamo in cosa consistono queste formazioni sociali e appunto in quali altre norme questo articolo 2, nella misura in cui tutela le formazioni sociali, trova appunto esplicazione. L'articolo 3 enuncia il principio di eguaglianza. Nell'articolo 3 dobbiamo distinguere i primi due commi. Allora, il primo comma dell'articolo 3 afferma il principio di eguaglianza cosiddetta formale, secondo cui tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge. Più nello specifico da questa norma ricaviamo anzitutto che esiste un nucleo cosiddetto forte del principio di eguaglianza, che è individuato da questa norma in una serie di fattori, possiamo dire, storici di discriminazione, che sono per esempio il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni personali e sociali. Dunque, da cosa si ricava da questo nucleo forte? Si ricava che se una legge va a violare il nucleo forte del principio di eguaglianza, andando quindi a prevedere delle discriminazioni per uno di questi motivi elencati al comma 2, la conseguenza è una presunzione di illegittimità della legge. Altra cosa che possiamo ricavare da questo primo comma è che appunto eguaglianza formale non significa soltanto che tutti devono essere trattati in maniera uguale, ma più specificamente che la legge deve andare a trattare in maniera uguale situazioni uguali e in maniera diversa situazioni tra loro diverse. Il comma 2 invece afferma il principio di eguaglianza cosiddetta sostanziale, la quale presuppone l'esistenza di situazioni di partenza che non sono uguali, oppure ostacoli che comunque vanno a limitare l'eguaglianza. Ebbene, lo Stato, in presenza di queste situazioni, si impegna a rimuoverle, appunto per perseguire questo obiettivo di eguaglianza sostanziale. Quindi capiamo bene che il principio di eguaglianza sostanziale talvolta potrà porsi in contrasto con quello di eguaglianza formale, perché per garantire l'eguaglianza sostanziale talvolta bisognerà sacrificare quello di eguaglianza formale. Bene, questo principio trova sviluppo in molte parti della Costituzione che sono dedicate a soggetti
deboli, tra virgolette. Diciamo che in queste situazioni la Costituzione va a prevedere dei trattamenti di vantaggio, appunto a favore di questi soggetti deboli, proprio a tutela dell'eguaglianza sostanziale. Un esempio abbastanza rampante è l'articolo 6 della Costituzione, che va a tutelare le minoranze linguistiche. Infatti, la presenza in Italia di alcune minoranze, storicamente legate all'uso di una lingua diversa dall'italiano, ha portato, proprio, in applicazione di questo articolo 6, in combinato disposto con l'articolo 3 della Costituzione, ha portato all'approvazione di una legge che consente l'utilizzazione di lingue diverse dall'italiano, per esempio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, all'interno della scuola, nella programmazione televisiva di alcune aree, eccetera. Bene, passiamo subito all'articolo 4. L'articolo 4 afferma il principio lavorista, il principio del lavoro, che appunto, come abbiamo detto, è già espresso all'articolo 1 della Costituzione, proprio per farvi capire che comunque ha un'importanza molto rilevante nel disegno costituzionale. Appunto, come abbiamo detto, questo principio venne considerato già dall'Assemblea Costituente come il collante di quella che sarebbe stata la nuova Repubblica. Nello specifico, questo principio riveste anzitutto un significato in negativo, possiamo dire, nel senso che va a porsi in contrasto con i valori che un tempo qualificavano l'ordine sociale, quindi la ricchezza, il titolo nobiliare, eccetera, mentre invece appunto la nuova Repubblica deve essere, la Repubblica deve essere fondata sul lavoro, non più su questi elementi. Altro significato del principio del lavoro è un significato in positivo, possiamo dire, nel senso che il lavoro costituisce strumento per l'affermazione della personalità individuale e al tempo stesso per il progresso materiale della società. Altri articoli molto importanti sono il 7 e l'8 che affermano il principio di laicità dello Stato, che è espresso appunto all'articolo 7 con riguardo alla religione cattolica nello specifico, e all'articolo 8 con riguardo alle confessioni religiose diverse da quella cattolica. Questo principio di laicità ha due significati, uno diciamo più immediato, che possiamo cogliere subito, laicità intesa come separazione tra lo Stato e le religioni, appunto in particolare quella cattolica. Infatti, se noi pensiamo allo Statuto Albertino, lo Statuto Albertino si fondava sul modello cosiddetto di Stato confessionale, secondo cui la Chiesa era titolare di una serie di verità morali alle quali le leggi dello Stato dovevano conformarsi. Mentre invece la Costituzione appunto afferma questo principio di laicità in base a cui per lo Stato è indifferente la religione praticata e non deve esservi differenza di trattamento tra le religioni da parte dello Stato. Questo, diciamo, è il significato più immediato che assume il principio di laicità come separazione tra Stato e religioni. A una più attenta analisi, però, capiamo che laicità significa anche tutela del pluralismo religioso. Quindi laicità non significa indifferenza dello Stato rispetto alle religioni, ma significa anche che lo Stato deve impegnarsi attivamente perché il pluralismo religioso sia tutelato concretamente. Altra cosa che si ricava da questi articoli è che, ai sensi dell'articolo 7, i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai patti lateranensi, quindi i famosi patti voluti da Mussolini nel 1929, che poi sono stati modificati, nel 1984 proprio per renderli più aderenti ai principi costituzionali, in particolare a questo principio di pluralismo delle confessioni religiose, mentre invece, ai sensi dell'articolo 8, i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono disciplinati da intese stipulate appunto con le rispettive rappresentanze. Bene, concludiamo così la carrellata, diciamo, sui primi 12 articoli. Ovviamente non li abbiamo visti tutti, abbiamo fatto una selezione, e passiamo a vedere le libertà dei singoli. Bene, la parte sulle libertà si apre con l'articolo 13, che tutela la libertà personale. L'articolo 13 afferma che la libertà personale è inviolabile e non può essere limitata se non nei casi e nei modi previsti dalla legge. Quindi, in questo modo, l'articolo 13, propone una riserva assoluta di legge. Quindi, l'unico modo attraverso cui la libertà personale può essere limitata, sono i modi che la legge stessa prevede. Altro strumento con cui la Costituzione tutela la libertà, personale è la riserva di giurisdizione.
la riserva di atto giurisdizionale, nel senso che la libertà personale non può essere limitata se non con un atto motivato dell'autorità giudiziaria. Bene, quindi non sarà sufficiente un provvedimento amministrativo, per intenderci. Per libertà personale è importante specificare, si intende non solo la libertà della persona fisica, quindi come libertà dagli arresti, ma anche la libertà morale, in generale qualunque coercizione che possa comportare una degradazione della persona umana. Inoltre è importante specificare che la libertà personale non è solo una libertà in negativo, ma va anche intesa come libertà in positivo, quindi libertà di agire, di fare, di autodeterminarsi, di usare il proprio nome, la propria immagine, eccetera. Bene, l'articolo 14 afferma poi la libertà di domicilio. Il domicilio è inviolabile. A differenza della libertà personale, la libertà di domicilio è una libertà soltanto in negativo, nel senso che essa si sostanzia nel diritto di escludere altri dal luogo in cui si svolge la propria vita privata. La Costituzione ha esteso al domicilio tutte le garanzie previste per la libertà personale, rinviando infatti espressamente all'articolo 13. Quindi anche le ispezioni, le perquisizioni, in generale tutte le limitazioni del domicilio, le violazioni, tra virgolette, del domicilio, non possono avvenire se non nei casi e nei modi previsti dalla legge. Quindi anche qui c'è una riserva assoluta di legge e con un atto, soltanto con un atto motivato dell'autorità giudiziaria. Siamo ora alla libertà di corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione che sono disciplinate all'articolo 15. Allora, innanzitutto cosa si intende per libertà di corrispondenza? Si intende la libertà di comunicare in ogni forma con persone determinate, andando quindi a escludere terzi da tale comunicazione. Anch'essa è tutelata con una riserva di legge assoluta e con la riserva di giurisdizione. Quindi stesse tutele della libertà personale e della libertà di domicilio. Passiamo a un'altra libertà assolutamente fondamentale, che è la libertà di manifestazione del pensiero, che appunto è enunciata all'articolo 21. La libertà di comunicazione del pensiero, a differenza della libertà di corrispondenza, va a tutelare la libertà di comunicare verso terzi non determinati. Tuttavia, oltre ad avere questo contenuto attivo, quindi come diritto di manifestare ad altri con ogni mezzo il proprio pensiero, la libertà di manifestazione del pensiero ha anche una componente, possiamo dire, passiva, intesa come diritto a informarsi e ad essere informati. Da questa componente passiva della libertà di manifestazione del pensiero deriva la necessità che i mezzi di informazione siano numerosi. Si parla in proposito di pluralismo dei mezzi di informazione. Bene, la libertà di manifestazione del pensiero è comunque soggetta a dei limiti. Per quanto riguarda la componente attiva, quindi come diritto di manifestare ad altri con ogni mezzo il proprio pensiero, la libertà di manifestazione del pensiero è soggetta a dei limiti espressi. Infatti l'articolo 21 afferma che sono vietate le pubblicazioni a stampa e quant'altro che siano contrarie al buon costume, quindi il primo limite è la contrarietà al buon costume, ma anche a dei limiti impliciti. Da dove si ricavano questi limiti impliciti? Sono i limiti che derivano da altri diritti che trovano anch'essi tutela costituzionale, per esempio l'onore, la riservatezza, la reputazione. Quindi, appunto, la libertà di manifestazione del pensiero potrà essere limitata qualora la manifestazione di un determinato pensiero vada a ledere uno di questi altri diritti costituzionalmente tutelati, come appunto, per esempio, la riservatezza. Ovviamente si dovrà fare sempre un bilanciamento tra questi due diritti che hanno entrambi rango costituzionale. La componente passiva, invece, quindi il diritto di informare ed essere informati, è soggetto a dei limiti derivanti dalla necessità di tenere alcune informazioni riservate, logicamente, quindi anche qui entra in gioco il diritto alla riservatezza. Altra libertà è la libertà della scienza, enunciata all'articolo 33. La libertà della scienza è tutelata anzitutto tramite l'autonomia organizzativa delle istituzioni di alta cultura, quindi università e accademie, le quali hanno il diritto di darsi degli ordinamenti autonomi, sempre nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. La libertà della scuola invece si sostanzia nel dovere per lo Stato di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi e anche nel garantire a enti e privati il diritto di istituire scuole senza che vi siano oneri per lo Stato. È il principio cosiddetto del pluralismo scolastico. Quindi abbiamo visto le libertà dei singoli, ora passiamo a vedere le libertà delle formazioni sociali. Quindi vi richiamo subito l'articolo 2 che appunto tutelava
torniamoci subito. Articolo 2, che appunto riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Bene. Analizziamo appunto subito l'articolo 17, che tratta della libertà di riunione. La libertà di riunione è tutelata dalla Costituzione purché si svolga pacificamente e senza armi. Allora, l'articolo 17 stabilisce che della riunione deve essere dato un preavviso alle autorità di pubblica sicurezza che possono vietare la riunione soltanto per motivi di comprovata sicurezza. Bisogna sottolineare che questo preavviso non è una domanda volta a ottenere un'autorizzazione, ma è soltanto un avvertimento all'autorità amministrativa, appunto per rendere nota la riunione e le sue caratteristiche. Ulteriore specificazione è che il preavviso non è necessario per le riunioni nei luoghi aperti al pubblico. L'articolo 18 si occupa invece della libertà di associazione. Si tratta di una libertà molto importante perché costituisce un momento di snodo, possiamo dire, tra l'individuo come persona singola e l'individuo nella sua proiezione sociale. E appunto anch'esso si ricollega direttamente all'articolo 2, che appunto riconosce i diritti inviolabili, dell'uomo non solo come singolo, ma anche nelle formazioni sociali. La libertà di associazione è tutelata appunto in maniera molto ampia da questo articolo 18. Secondo l'articolo 18, infatti, i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Dunque, la libertà di associazione comprende anzitutto la libertà di associarsi, quindi come diritto di costituire associazioni senza alcuna autorizzazione da parte della pubblica autorità, ma anche la libertà di non associarsi, quindi di non partecipare ad alcuna associazione. Altro significato che assume questo articolo è la libertà di associazioni, intesa come libertà di dare vita a un numero indefinito di associazioni. Il comma 2 introduce un limite a questa libertà, in quanto appunto va a proibire le associazioni segrete, le quali vanno intese. Questo comma ovviamente non va inteso nel senso che sono vietate tutte le associazioni nascoste, ma sono vietate quelle associazioni che, oltre ad essere nascoste, perseguono dei fini di sovvertimento dell'ordine democratico, così è stato interpretato questo secondo comma. Nonché sono vietate anche quelle associazioni che perseguono degli scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Bene, altra formazione sociale assolutamente importante è la famiglia, che è definita all'articolo 29 come una società naturale fondata sul matrimonio. La Costituzione infatti tutela i diritti e i doveri dei membri della famiglia in funzione della loro appartenenza al nucleo familiare. È importante sottolineare qui che la tutela costituzionale però non è limitata alla sola famiglia fondata sul matrimonio, quindi non dobbiamo limitare il nostro orizzonte a questo articolo 29, in quanto comunque le unioni di fatto, quindi non fondate sul matrimonio, trovano comunque un riconoscimento pieno a livello costituzionale, però in un altro articolo, all'articolo 2, che appunto abbiamo detto che tutela le formazioni sociali in genere. Bene, passiamo a un'altra parte molto importante, i diritti politici. I diritti politici costituiscono, possiamo dire, lo snodo tra la prima parte della Costituzione, dedicata alle libertà fondamentali, e la seconda parte, che è dedicata alla forma di governo. Ora vediamo perché. Allora, analizziamo innanzitutto i partiti politici. L'articolo 49 tutela i partiti politici, che in un sistema democratico rappresentativo come il nostro svolgono un ruolo assolutamente insostituibile. Perché? Perché i partiti sono gli strumenti per attribuire un certo grado di omogeneità e generalità ad interessi diversi. Quindi i partiti vanno a rendere generali o comunque sufficientemente generali degli interessi particolari. Quindi possiamo dire che vi è proprio una coessenzialità tra la democrazia e i partiti politici, perché se l'essenza della democrazia sta nel principio della sovranità popolare, i partiti vanno ad essere proprio lo strumento di collegamento tra la volontà popolare e le decisioni pubbliche, le decisioni dello Stato. Quindi, in altre parole ancora, diciamo che i cittadini, attraverso i partiti politici, sono in grado di determinare la politica nazionale, come dice la norma stessa.
A livello giuridico, i partiti politici hanno natura di associazioni private non riconosciute. Questo significa che la loro organizzazione è rimessa agli accordi tra i consociati, ovvero lo statuto del partito. Tuttavia, bisogna comunque tenere conto che i partiti, come abbiamo detto, svolgono comunque indiscutibilmente un ruolo pubblico costituzionale e anche del fatto che sono finanziati con denaro pubblico. Quindi, diciamo che li possiamo definire come dei soggetti privati che esercitano però funzioni pubbliche. L'altro diritto politico molto importante è il diritto di voto, che è enunciato all'articolo 48. Il diritto di voto è importantissimo perché attraverso di esso si attua l'articolo 1,2 della Costituzione, secondo cui la sovranità appartiene al popolo, che appunto la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Questa appunto è la forma barra limite, a cui fa riferimento questo comma 2 dell'articolo 1. Bene, a sua volta il diritto di voto presuppone il riconoscimento delle libertà individuali, quindi la libertà di opinione, riunione, associazione, eccetera, tutte quelle che abbiamo visto, perché è solo attraverso l'esercizio quotidiano di questa serie di libertà che si può formare una volontà che può esprimersi in una scelta politica libera. Poi, l'articolo 48, prevede anche i requisiti per l'esercizio del diritto di voto, che sono la cittadinanza italiana e il raggiungimento della maggiorità. Il comma 2 poi prevede una serie di principi che caratterizzano il diritto di voto. Il voto è personale, questo significa che è esclusa ogni ipotesi di voto cosiddetto per procura. Il voto è uguale in base al principio per cui ogni testa equivale a un voto, escludendo quindi la possibilità di attribuire a una persona più di un voto. Il voto è libero, cioè non è coartabile. Il voto poi è segreto, infatti ci sono delle regole specifiche che comunque garantiscono la segretezza del voto. E infine il voto è un dovere civico. Questo cosa vuol dire? Che la partecipazione alla vita politica è un impegno di ogni cittadino. Ovviamente dobbiamo sottolineare che il dovere è un concetto diverso rispetto a quello dell'obbligo, tant'è che se una persona non vota non sarà mai sanzionata, anzi possiamo dire che l'astensione dal voto in modo implicito è considerato comunque un diritto. Il voto non può essere limitato, dice sempre questo articolo 48, se non per una serie di ipotesi che sono l'incapacità civile, una sentenza penale irrevocabile o indegnità morale, sempre nei casi indicati dalla legge. Per esempio, in materia penale, molti reati, la condanna a molti reati, ha come ulteriore effetto una sospensione dal diritto di voto per 5 anni. Passiamo all'articolo 39 che si occupa dei sindacati. L'articolo 39 sancisce il principio che l'organizzazione sindacale è libera, affermando così il principio del pluralismo sindacale, quindi in antitesi palese al sindacato unico di matrice corporativa fascista. I sindacati, come i partiti politici, abbiamo detto, costituiscono delle formazioni sociali a cui la Costituzione attribuisce un compito di mediazione di interessi, in questo caso gli interessi dei lavoratori, in modo da portarli su un piano di maggiore generalità. Secondo l'articolo 39, i sindacati avrebbero dovuto stipulare dei contratti collettivi di lavoro che sarebbero stati vincolanti per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria a cui appunto si riferiva il contratto. La ratio qual è di questo articolo 39? È quella di andare a limitare comunque il potere del datore di lavoro, perché il datore di lavoro avrebbe potuto, può in generale sfruttare la sua posizione di forza per imporre dei trattamenti diversi a ciascun lavoratore a seconda del bisogno. Quindi appunto l'articolo 39, se fosse stato attuato, avrebbe prodotto questa situazione. Sindacati appunto registrati e riconosciuti in grado di stipulare dei contratti collettivi con efficacia, si dice efficacia erga omnes, quindi appunto vincolanti per tutti i lavoratori appartenenti a quella categoria. Ma cosa è successo? È successo che in realtà a questa norma non si è data applicazione. Cioè, perché i contratti collettivi potessero produrre questo effetto, i sindacati avrebbero dovuto rispettare i requisiti previsti dall'articolo 39 stesso, quindi avrebbero dovuto essere registrati e ottenere così la personalità giuridica. In realtà, questo per una serie di motivi non è accaduto.
nel senso che i sindacati oggi non sono registrati e non hanno personalità giuridica. La conseguenza è che oggi i contratti collettivi stipulati dai sindacati non vincolano di default l'intera categoria dei lavoratori a cui si rifece il contratto, ma di base vincolano i lavoratori di quella categoria, ovviamente, che siano iscritti al sindacato, quindi solo gli iscritti. Bene, passiamo ai diritti sociali. Allora, i diritti sociali appunto vedono innanzitutto una serie di principi sulla tutela del lavoro. Allora, abbiamo detto che l'articolo 4 esprime il principio generale del diritto al lavoro. Questo principio generale è appunto declinato in un pacchetto, possiamo dire, di norme che vanno dall'articolo 35 al 40, le quali si pongono l'obiettivo di andare a riequilibrare posizioni ritenute svantaggiate, quindi per esempio il lavoratore nei confronti del datore di lavoro, la lavoratrice donna nei confronti del lavoratore uomo, il minore nei confronti del lavoratore non minore. Ora vediamo nello specifico. Allora, la norma che apre questo pacchetto di norme all'articolo 35 è una norma, possiamo dire, di principio, che pone in capo alla Repubblica il dovere di tutelare il lavoro in tutte le sue forme, quindi curando la formazione dei lavoratori, favorendo accordi internazionali per regolarne i diritti, eccetera. In realtà, nonostante la Costituzione, appunto, all'articolo 35 vada a tutelare in astratto il lavoro in tutte le sue forme, in realtà le norme costituzionali che seguono si riferiscono più che altro al lavoro dipendente. Ma perché? Perché è in questo ambito che si possono verificare le maggiori sperequazioni tra datori di lavoro e dipendenti. Bene, dopo questa norma introduttiva abbiamo subito l'articolo 36. Questa norma non è una norma di principio, ma è una norma cosiddetta con efficacia diretta, perché attribuisce direttamente al lavoratore il diritto a cui corrisponde un obbligo in capo al datore di lavoro. Il lavoratore infatti ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Inoltre, il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e alla retribuzione delle ferie, e tali diritti sono irrinunciabili. Bene, l'articolo 37 si occupa invece del lavoro femminile e minorile, introducendo il principio della parità di trattamento retributivo tra uomo e donna. Questo principio in realtà era già deducibile dall'articolo 3 della Costituzione sul principio di eguaglianza, ma la riaffermazione specifica dell'eguaglianza retributiva tra uomo e donna si spiega comunque per una serie di discriminazioni specifiche nel mondo del lavoro, che appunto ha fatto sentire la necessità di una previsione rafforzativa appunto in questo articolo 37. Inoltre, la norma prevede una particolare tutela per la lavoratrice madre, al fine di assicurare alla madre e al bambino una protezione adeguata. L'ultimo comma, tutela il lavoro minorile con delle norme speciali, garantendo anche in questo caso la parità di retribuzione. L'articolo 38 invece va, a occuparsi dell'assistenza sociale e della previdenza sociale. Il comma 1, relativamente all'assistenza sociale, prevede che ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Il comma 2 invece assicura la previdenza sociale, quindi il diritto dei lavoratori a che siano preveduti e assicurati mezzi idonei alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. Quindi l'assistenza è assicurata a tutti i cittadini che siano inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi per vivere. Invece la previdenza è assicurata ai lavoratori, purché si verifichino determinate condizioni, che sono quelle che abbiamo detto. Poi abbiamo l'articolo 40, altro articolo importante, che tutela il diritto di sciopero, che è lo strumento con cui storicamente si sono affermati i diritti dei lavoratori. Il diritto di sciopero costituisce un diritto individuale del lavoratore, che è esercitabile in forma collettiva, esso presuppone l'esistenza di un contratto di lavoro e si concreta nell'astensione dal lavoro, come sappiamo. Il fine dello sciopero non deve essere necessariamente connesso con il rapporto di lavoro. Infatti la Corte Costituzionale ha ammesso anche lo sciopero per rivendicazioni di carattere generale, non necessariamente legate al rapporto di lavoro. Altro diritto sociale importantissimo è l'articolo 32, il diritto alla salute. Il comma 1 afferma che il diritto alla salute è un diritto fondamentale dell'individuo e al tempo stesso un interesse della collettività, e la Repubblica appunto si impegna a garantire cure gratuite agli indigenti. Dunque, il comma 1 enuncia il diritto alla salute come diritto fondamentale dell'individuo nei confronti di tutti i terzi che possano lederlo. Si tratta quindi, in altre parole, del diritto all'integrità psicofisica.
che appunto è immediatamente garantito dalla Costituzione e direttamente azionabile in giudizio da quei soggetti che abbiano subito un cosiddetto danno biologico, quindi una lesione alla salute psicofisica, per ottenere il risarcimento del danno. Quindi questa è una norma con efficacia diretta. Il comma 2 invece disciplina i trattamenti sanitari, le cure. Questo comma appunto disciplina il diritto alla salute, inteso come diritto a ricevere trattamenti sanitari da parte dello Stato. A differenza del diritto all'integrità psicofisica del comma 1, che è un diritto pieno, questo non è un diritto pieno, ma è un diritto condizionato, condizionato all'attuazione da parte del legislatore, quindi condizionato alle scelte di allocazione delle risorse finanziarie da parte dello Stato, perché logicamente i trattamenti sanitari hanno un costo. Ciò detto, rimane comunque ferma l'esistenza di un contenuto minimo del diritto ai trattamenti sanitari, che non può in ogni caso essere compresso. E questo perché in ragione del principio costituzionale della tutela della dignità umana. Dunque, questo contenuto minimo del diritto ai trattamenti sanitari costituisce un vincolo alle scelte legislative su come allocare le risorse. Altro contenuto di questo comma 2 è che il comma 2 vieta i trattamenti sanitari obbligatori se non nei casi previsti dalla legge e sempre nel rispetto della persona umana. In questo modo la norma va a bilanciare il diritto della persona di scegliere se ricevere o meno le cure mediche, quindi il principio dell'autodeterminazione in ambito sanitario, da cui deriva il diritto a rifiutare le cure, con il diritto invece della collettività a non subire gli effetti negativi delle scelte individuali. Il caso tipico è quello delle vaccinazioni obbligatorie, che appunto sono imposte alla collettività proprio a tutela degli interessi della collettività stessa. Sono imposte ai singoli a tutela degli interessi della collettività. Bene, concludiamo così questa carrellata dei diritti e delle garanzie enunciati nella nostra Carta Costituzionale e concludiamo così la terza e ultima lezione di diritto costituzionale. Arrivederci e grazie per l'attenzione.